Sì? Arrivo. Papà? Non posso parlare adesso, ti richiamo, eh? E così anche i signori Barberi, che tanto ci preoccupavano, sono stati chiusi con soddisfazione reciproca. Brava Chiara. Grazie. Anche se si tratta sempre di cause di divorzio. Adoro l'ambizione. Allora fammi lavorare alla causa Multineddu. È escluso, non sei ancora pronta. Oh sì. Prova a convincermi. Roberto? Sì? Sai, oggi mi hanno chiamato dall'associazione, ti ricordi? Ancora con questa storia. Non ce la faccio più a fingere. Mio padre crede che io sia un avvocato in carriera e tua moglie è non... È la soluzione mollare tutto. Mi aspettano per un colloquio. Ma scusa, hai studiato tutti questi anni per cosa? Per andare a fare il sociale? Ma dai. È la cosa che mi piacerebbe di più. Chiara, stai perdendo tempo. Lascia stare l'associazione, tuo padre, lo studio legale. Prendiamoci un appartamentino tutto per noi. E tua moglie? Vieni a lavorare da me. Anzi, se vuoi puoi anche smettere di lavorare. Ci penso io a te. Vai, che fai tardi. Tamara, ho chiamato la signora Rieddi per il tribunale. Le hanno fissato l'udienza col marito per martedì. Dice se la richiami. Da oggi, se tutto va come deve andare, non credo che avrò più tempo per i divorzi. Ti ha dato la causa Multineddu. L'ho convinto. Scusa, devo parlarti. Non ora, Chiara, un appuntamento urgente. E allora quando? Facciamo stasera a cena a casa mia. Chiara, sono papà. Volevo solo dirti quanto sono orgoglioso di te e della carriera che stai facendo. Lo sai che ho sempre creduto in te. Avevo voglia di dirtelo. Sono fiero di te. Richiamami quando puoi. Thank you.
Dobbiamo ancora finire di fare il giro della casa. Allora rivediamo subito. Aspettami di là. Vado un attimo in bagno. Chiara, sono papà. Volevo solo dirti quanto sono orgoglioso di te e della carriera che stai facendo. Lo sai che ho sempre creduto in te. Ci penso io a te. Ci prendiamo un appartamentino in affitto e io vengo ogni volta che posso. Brava, Chiara. I sacrifici fatti per te sono stati ripagati. Chiara, non sei ancora pronta.